Io conoscevo Ferragna perché, beh, intanto sono nato non molto distante da Ferragna e quindi conoscevo attraverso altre persone. Però in particolare la conoscevo perché avevo fatto uno stage l'estate del quinto anno, quindi prima della laurea, per un paio di mesi e quindi conoscevo già abbastanza bene lo stabilimento. E sono entrato, non dico per caso, ma io in realtà avevo la mia assunzione a Fiat Motori Avio, se ricordo bene, e avevo fatto visita medica, eccetera. Questo succedeva il giovedì e avevo però una richiesta di colloquio a Ferragna, a quell'epoca non erano chi cercava lavoro che chiedeva, ma era viceversa, erano tempi migliori di adesso da questo punto di vista. E di andare a Ferragna, anche per cortesia, sono andato, anche se ero tutto orientato alla Fiat. E se non che durante questo colloquio è emerso molto interesse nei miei riguardi e quindi mi hanno un po' fatto promettere che se entro lunedì mattina fosse arrivato un telegramma di assunzione, io insomma avrei considerato la cosa. Ho avuto un po' di pressioni anche da amici e familiari perché ero in zona, insomma, io ero nato e cresciuto almeno fino a certe età lì. E quindi alla fine ho accettato Ferragna, lasciando perdere il discorso della Fiat. Sono entrato nell'organizzazione di ricerca e sviluppo. In particolare l'azienda stava avviando in quel periodo proprio un gruppo di sviluppo processi industriali, che prima la ricerca era molto più orientata al prodotto, ai componenti, alla chimica, diciamo, no? Lì si voleva entrare un po' nel processo e questo è il motivo per cui hanno assunto un ingegnere, ecco, che tutto sommato in ricerca non era la norma a quell'epoca, insomma. E sono rimasto lì per 7-8 anni, ho sviluppato un processo molto particolare di deduzione e emulsione, che ha avuto anche un po' di applicazioni, anche se poi lo sviluppo successivo dei prodotti non ha sconsigliato l'applicazione, diciamo, estesa a livello industriale. Quell'esperienza lì mi è poi servita per fare il passo successivo, cioè andare a occuparmi di sviluppo e applicazioni di tecnologie di processo nell'ambito della produzione, dei reparti industriali. E lì ho passato forse il periodo più lungo della mia carriera, per 15 anni circa, no? In posizioni diverse, ma sostanzialmente nella parte sviluppo, e lì sono nate, diciamo, le specifiche, gli investimenti che hanno rammodernato un po' lo stabilimento, quindi la nuova fabbricazione emulsione, la nuova produzione di triacetato, che era il supporto delle pellicole, e diciamo l'ammodernamento dei reparti di stesa, che è stato un periodo anche abbastanza interessante dal punto di vista professionale. Finito lì ho preso più invece la strada più manageriale, più gestionale, diciamo, no? Prima come responsabile ingegneria, in particolare ingegneria di processo, quindi in quelle aree, compresa l'area chimica, e poi successivamente in produzione proprio come responsabile dell'area produzione. In particolare ho passato un po' di anni come responsabile dell'area fotografica, che comprendeva tutto il processo che va dai chimici esclusi, dai prodotti chimici esclusi, fino alla produzione del jumbo, dell'asse, cioè del rotolo di film che poi viene confezionato. Mi sono occupato sempre molto poco della parte confezione. L'ultima fase del mio periodo a Ferragni invece l'ho passato come responsabile dello stabilimento chimico, cioè quella parte, noi diciamo di là da fiume, insomma, dove si producevano e si producono in parte ancora gli ingredienti chimici che poi sono i componenti dello strato che viene steso, spalmato sul film per fare la pellicola fotografica. Il gruppo in cui sono entrato io in ricerca esisteva soprattutto per la parte della reologica, non so, studiorheologia sarebbe lo studio del movimento del fluido, perché poi il cuore del processo fotografico è la stesa, la chiamavamo noi, la spalmatura, diciamo, dell'emulsione fotografica sul supporto. E lì c'era una funzione già di servizio, nel senso che sviluppavano la messa a punto delle formule insieme a chi faceva ricerca proprio di prodotto e quindi combinava le formule, gli faceva questo tipo di servizio di mettere a punto viscosità, tensioni superficiali, caratteristiche particolari per riuscire a stendere. Mancava invece la parte sviluppo di processi, quindi io sono entrato per la verità abbastanza solo. Il mio capo era un chimico bravo, una persona molto
propositiva, quindi aiutava sul piano umano sicuramente, non molto sul piano tecnico. Quindi diciamo qualche appoggio tecnico io andavo a cercarlo dai miei colleghi ingegneri invece che lavoravano nella parte progettazione, che però insomma si parlava di quelle cose lì e quindi erano abbastanza dentro, alcuni in particolare, non so, l'ingegner Ghiazza per esempio, che poi è stato, con cui ho avuto molto a che fare anche successivamente, no? Però in particolare in quel periodo lì ero abbastanza da solo, insomma. Ferragna era uno stabilimento anomalo anche per 3M, nel senso che 3M in genere aveva piccoli stabilimenti dedicati a un prodotto, un numero di prodotti abbastanza limitati e omogenei, 300-400 dipendenti, non di più, anche per questioni gestionali, diciamo. Poi si spostava e andava in un altro stato, se siamo negli Stati Uniti oppure in un'altra nazione, se era all'estero. Quindi già era un po' diversa per tutti, compreso anche per, diciamo, per la casa madre. Nell'ambito della Val Bormida, credo anche un po' in Italia, era poi abbastanza singolare. Singolare perché intanto, essendo una multinazionale americana, già da praticamente dal 64, perché allora si chiamava Consociata 3M, Consociata 3M poi è diventata 3M, punto e basta, 3M Italia. Usava metodi, tecniche, mi riferisco, non so, gestione del personale, questa è una cosa, l'altra anche la gestione economica, quindi il controllo di gestione, che erano decisamente all'avanguardia sicuramente per le medie imprese italiane, ma anche per le grandi imprese, anche per Fiat, insomma. E questo, diciamo, che ci faceva diversi anche all'interno e in un ambito più professionale, non necessariamente a livello così dalla popolazione. E questo era un aspetto. L'altro aspetto invece è quello proprio a livello sociale, insomma, di gruppo così. E la diversità erano che intanto era una società che guadagnava bene a quell'epoca e quindi aveva anche mezzi, diciamo, per compensare il personale. Da noi era abbastanza normale che almeno in una certa fascia di personale, dove anche i contratti di lavoro lo permettevano, ci sono dei vincoli sindacali anche lì sopra, c'erano i cosiddetti aumenti di merito, che in altre società con cui ci paragonavamo, cose che non esistevano, c'era il contratto di lavoro, sei categoria tot, prendi tot, finita lì, insomma. No? C'era anche un'attenzione, poi era diversa da dirigente a dirigente, da area a area, ma anche nel cercare di fare sviluppare un po' le persone, quindi o arricchendo la mansione o spostandolo di mansione in modo che uno potesse fare un po' di gradino. Quindi era abbastanza, almeno come l'ho visto io, l'ho visto molto incentivante da questo punto di vista qui. L'altro aspetto, ecco, è che si produceva, a parte una piccola area che era l'area chimica, che è uno stabilimento chimico e quindi ovviamente ha anche i disagi, gli odori, se vogliamo, anche, no? Dello stabilimento chimico. La parte fotografica era in realtà un laboratorio in grande, quindi la pulizia, insomma, l'aria trattata in classe 10.000 per chissà cos'è, insomma vuol dire pochissime particelle ogni centimetro cubo di aria come contenuto in polveri. E quindi tutto lavorato in quel modo lì. C'era il discorso del buio, quindi c'era anche questo fascino, ricordo i visitatori che, non essendo anche abituati a quelle minime luci di riferimento, sentivano il fischio dei motori che andavano e però non vedevano niente, insomma, no? Quindi era abbastanza singolare questa cosa qui. Dal punto di vista tecnologico, intendiamoci, qualsiasi attività, qualsiasi cosa uno produca, ha un contenuto tecnologico che magari il profano non vede, ma ormai non c'è più niente di banale, ma neanche allora, insomma. Qui è particolarmente difficile perché si trattava su un foglio di un metro e rotti di larghezza, applicare fino a, siamo arrivati, mi sembra, 8 strati contemporanei che non devono mescolarsi, ovviamente, no? Di spessore rigorosamente controllato, quindi parliamo di micro. E senza difetti, perché? Perché un minimo difetto, parliamo di, poi si va a proiettare, magari niente. Da buttare, insomma. Per cui uno degli obiettivi dei lavori stati fatti nel tempo è stato proprio l'ottimizzazione, anche per ridurre il discorso di difettosità. E questo era un po' magico. C'è un particolare, in una fase della mia attività lavorava con me un gruppetto che si occupava proprio specificatamente dell'operazione di, la chiamavamo Stesa, il coating americano.
in cui sostanzialmente tutta la tecnologia si sviluppa attorno a 10 mm quadrati di sezione di questa macchina che stende, perché la forma, il vuoto, tutte le caratteristiche ruotano lì attorno, erano quelle che poi davano la possibilità di fare un prodotto buono oppure no, ecco. E questo ci esaltava anche un pochino, insomma, no? Ci sentivamo qualcuno, anche perché quando dovevamo misurarci con i nostri colleghi americani, negli Stati Uniti c'era un altro stabilimento 3M fotografico, però gli americani eravamo noi, nel senso che i maestri eravamo noi, e questo insomma ci aiutava, così pure quando noi avevamo, io almeno avevo frequenti contatti con un gruppo di ingegneria USA, che era lo sviluppo di ingegneria, il laboratorio si chiamava IST, adesso non mi ricordo più l'acronimo esattamente cosa significasse. Io passavo in genere da 15 giorni a un mese all'anno in quel laboratorio lì o dintorni, perché ci si scambiava un pochino esperienze, prove, eccetera. Per cui ci sentivamo, tra virgolette, un po' internazionali, ecco, eravamo all'altezza degli altri, insomma. Per quanto riguarda il discorso di cosa hanno portato gli americani, a parte, io parlo degli aspetti che ho visto io di più, diciamo, rispetto a quello che si raccontava. La prima è la gestione del personale. Diciamo che si parlava di dirigenti o di vecchi dirigenti proprietari, diciamo, che c'erano prima, dove c'era una gestione un po' paternalistica, che era un po' il sistema italiano abbastanza diffuso nelle aziende, insomma, no? Quello che è arrivato è stato un sistema di gestione il più oggettivo, compatibilmente con, nonostante il fatto che chi lo gestiva poi erano anche italiani, insomma, quindi hanno dovuto imparare, perché io arrivavo in quel momento lì. Mi riferisco al discorso della valutazione del personale, la categorizzazione, gli alti potenziali, cioè tutto un marchingegno che non sempre veniva usato al meglio, ma comunque costituiva le basi per fare una gestione che riguardava le carriere, eccetera, che non fosse così dipendente semplicemente dalla simpatia o dall'opinione, per carità, magari motivata, del capo, insomma. E questo si è visto poi nel tempo. L'altro discorso è il controllo di gestione, di cui non è un campo di cui io mi sia mai molto occupato, ma mi ricordo che i gestori che, diciamo, controllavano il sistema dei centri di costo, mi riferisco a queste cose qua, di 3M erano apprezzatissimi, tant'è che molti se ne andavano, perché magari altre ditte, quando anche ditte italiane hanno cominciato a entrare in un sistema di gestione più moderno, insomma, li compravano, ecco, li assumevano. E poi sono arrivate molto prima che in altre aziende quelle tecniche che in un primo tempo noi le consideravamo un po' americanate. Mi riferisco agli slogan tipo just in time, total quality, customer first, ecco, non so, forse ce ne sono tanti altri. A primo impatto dicevamo, insomma, gente che non avevamo familiarità col marketing, neanche con le tecniche di comunicazione, quindi ci sembravano veramente, qualcuno le chiamava americanate. In realtà poi col tempo sono dimostrato una cosa diversa. Intanto erano nate, sì, negli Stati Uniti, nelle varie università americane, poi però erano state sviluppate, soprattutto applicate in modo esteso in Giappone, quindi arrivavano da noi già applicate in modo esteso. E tutto sommato poi abbiamo imparato a capire cosa c'è dietro allo slogan. Lo slogan è la comunicazione, ma just in time voleva dire poi inventari, voleva dire tutte quelle attività tecniche e gestionali che permettono poi di ridurre gli inventari. E questa è una cosa che poi è arrivata anche altrove, ma in 3M è arrivata in Italia 10-15 anni prima, ecco, che in altre aziende, insomma. Ferragni era l'unico stabilimento in cui alla mensa si serviva alcolici. Poi c'era anche, e questo in realtà non era proibito, ma poi succedeva che chi faceva i turni e si portava da mangiare in reparto, magari poi la bottiglia se la portasse i guardiani, che a volte controllavano, non facevano tante storie. Però tipicamente nei stabilimenti 3M, anche alla mensa, parlo degli Stati Uniti, l'alcol non era considerato assolutamente, non ammesso, insomma. Però Ferragna, ma anche Caserta, per la verità, che è l'altro stabilimento che 3M aveva in Italia, insomma, era normale alla messa avere questo, insomma. Poi era apprezzato anche dagli americani, comunque, poi alla fine. Per quanto riguarda l'aspetto di Ferragna sull'ambiente sociale,
Diciamo che 3M per tradizione ha sempre cercato di tenere buone relazioni con quella che è la comunità, che quindi magari finanziava, sponsorizzava le varie attività o sportive o caritatevoli o cose del genere, quindi c'era una cosa del genere che è abbastanza istituzionale. Per i dipendenti sì, c'erano queste forme tipo il dopolavoro, che non mi ricordo, il 3M Club, ecco, no? Che organizzava viaggi, eventi di vario genere, cui l'azienda partecipava economicamente, insomma. Tipicamente io ho partecipato a qualche viaggio, siccome abitavo lì vicino, non altre cose, ho abitato per un anno a Casa Scapoli, che era praticamente gratuita, insomma, no? Anche se io abitavo lì vicino, però mi veniva così bene abitare lì ed era anche divertente perché eravamo più o meno tutti della stessa età. Il tennis club, che era con i campi da tennis gestiti lì, eccetera. Il più celebre, credo, è stato in Russia. Eravamo nel 71 ed era stata una specie di spedizione, nel senso che avevamo due aerei e c'eravamo anche direttori di produzione insieme. Ed era stato veramente divertente perché, essendo un viaggio così vistoso, ci avevano anche accolti in un certo modo. In particolare a Kiev avevano organizzato, esisteva una società, un'organizzazione a Kiev che si chiamava Amicizia Italia-Ucraina, non Russia-Ucraina, che diceva allora c'era qualcosa, insomma. E in particolare hanno fatto uno spettacolo per noi e a riceverci, a farci gli onori, c'era una signora che era stata colonnello dell'esercito russo, la prima donna che è entrata a Berlino durante la guerra. Ed era una signora anche di una certa forma, e a quale si divertiva molto ed era seduta a fianco del nostro direttore di produzione. E ogni volta che c'era qualcosa di interessante gli dava di gomito. Questo signore si girava verso qualcuno di noi che conosceva, come dire, se sopravvivo, insomma. Era stato divertente. Comunque ci avevamo trattati veramente molto bene, ci avevamo ospitati, ecco. Era una cosa un po' diversa dalla solita gita, insomma. Era l'Unione Sovietica, e per quello che l'amicizia Italo-Ucraina già ci aveva messo nell'orecchio che forse l'Ucraina, tanto sovietica, non si sentiva, ecco. Io, a parte i primissimi anni in cui con gli esperimenti che si facevano, dove facevo sviluppo di processi, si facevano a luce controllata, però nella fase di fabbricazione la luce è abbastanza elevata, che è luce rossa. Questo perché i cristalli hanno poca sensibilità, insomma. Mentre invece quando si va a fare l'applicazione, la stesa, a quel punto c'è il prodotto finito con dentro i copulanti che sono i formatori di colore e comunque c'è la piena sensibilità. A quel punto ci sono soltanto dei riferimenti di luce verde che chi ci lavora abitualmente lo guidano e poi pian piano l'occhio ovviamente si adatta e qualcosina riesce a vedere. Con riferimento alla Valbormina, ma che è la provincia anche di Savona e dintorni, Faragna era lo stabilimento decisamente più grande che impegnava più persone. Le persone erano divise, metà venivano dalla costa, Savona e dintorni, e metà venivano dalla Valbormina. Grosso modo il rapporto era quello. Per cui, visti i numeri, quando sono entrato io erano più di 3.000 persone, insomma, non dico che non ci fosse famiglia che avesse qualcuno a Faragna, ma comunque un parente stretto sicuramente sì, insomma. Quindi, ovviamente rappresentava l'economia per gran parte della zona. In più aveva che il trattamento economico era normalmente migliore, o per quanto riguarda gli operai, perché magari anche perché si facevano operazioni delicate, specializzate, eccetera, quindi magari categorie un po' più alte che non negli altri stabilimenti, oppure per, diciamo, gli impiegati, i dirigenti, eccetera, che invece erano soggetti a una gestione più diretta, c'erano quelli che chiamavamo appunto gli aumenti di merito, le carriere, eccetera. E poi c'era l'ambiente di lavoro. Io conoscevo persone, amici che lavoravano a Montecatini, per esempio, no? Si facevano urea, eccetera. E è chiaro che sia la qualità proprio dell'ambiente di lavoro, dal punto di vista anche ambientale, se vogliamo, no? Era molto diversa. E poi c'era la cosa di quello che si produceva. Ricordo che uno di questi signori, una volta mi raccontava lui, ha parlato col suo direttore e dice: ma perché a Faragna fanno gli aumenti di merito e a noi invece non li fate? E l'altro gli aveva risposto: loro trattano argento, noi trattiamo concime. Questa è stata la sostanza, che al di là dalla battuta, però diceva un prodotto che dove ci si può andare in malora, perché ovviamente la materia prima è molto cara, ma i margini erano diversi, insomma, no?
non solo, ma il far parte di una grande società multinazionale ci ha anche coperti nei momenti un po' più difficili. All'inizio degli anni 70, in seguito forse anche a qualche errore di gestione, così, si è trovati decisamente con più persone di quelle che servivano rispetto a quello che poi era il mercato in quel momento. No? Ora, c'è stata una serie di missioni incentivate, quindi nessuno è stato mandato via, non so neanche se esisteva la cassa integrazione, però specialmente, non so, signore che avevano un marito che lavorava lì, che tutto sommato sì, andavano a lavorare, ma non era più così, hanno preso un tot di soldi, ben contenti, nel frattempo magari hanno avuto, parlo di mia moglie, hanno avuto i bambini e quindi erano contentissimi di stare a casa, insomma, no? Però si è potuto sopportare qualche anno, primi anni 70, grazie al fatto che, ripeto, c'era l'ombrello, se vogliamo, dalla grande 3M che poteva benissimo sopportare un anno o due in perdite, insomma, no? Mentre magari un'azienda più piccola potrebbe veramente andare molto male, poi per carità si è rifatta, perché... però questo era sicuramente un aiuto. Tutti aspiravano, anche che lavorava in altre aziende, speravano di entrare in Ferragna. Mi ricordo un episodio in cui di un perito che era passato da, in quel caso lì credo che fosse proprio la Montecatini, a Ferragna, e c'era stata una specie di, non protesta, ma del direttore di allora, che non ho idea chi fosse, al direttore di produzione nostra dicendo: ma ci portate via la gente? E lui dice: vabbè, insomma, trattateli meglio e poi vedrete che non vanno più via, nel senso che alla fine è mercato questo, insomma, no? Quando sono entrato io in ricerca c'erano molte donne e lavoravano nei laboratori. Il mio laboratorio eravamo io e altri due ragazzi che avevo assunto per lo scopo, erano due periti e non c'erano donne, eccetera. Per noi, il mio contatto, le donne erano segretarie per noi, no? Quello dell'ufficio, segretario centralizzato, eccetera, per cui non ho mai avuto un rapporto, diciamo, di lavorare con, no? Non solo, ma se parliamo poi di laureati o tecnici, a quell'epoca credo che l'unica laureata era una certa signora Martens tedesca che era responsabile dell'ufficio brevetti, non c'era una donna laureata. Poi mi sono mosso verso un'attività tipicamente tecnica in cui non c'erano ancora, l'unica donna fosse l'ingegneria, avevamo assunto una ragazza ingegnere, la prima, non mi ricordo che anni fossero, ma quindi veramente il mio percorso è stato abbastanza in un ambiente maschile. Sapevo che in confezione c'erano state in passato molte donne, specialmente quando c'era molta manualità, no? Poi si stavano riducendo, però nell'ambiente lavorativo, a parte gli ultimissimi anni, ripeto, per me le donne erano qua della segreteria sostanzialmente. Invece no, nell'area chimica ero avuto in contatto con i laboratori di ricerca in cui c'erano molte ragazze laureate, eccetera. Anzi, addirittura io avevo avuto una caporeparto che era una donna, che aveva fatto altre cose prima, in quel periodo lì era una donna. È stato l'unico periodo che, ma ormai erano passato molto tempo, e diciamo io a quell'epoca sostanzialmente, per quel come vedevo io, non vedevo un trattamento poi diverso alle donne rispetto agli uomini, insomma, no? Anche se oggettivamente, poi se guardavamo alla fascia dei dirigenti, o che so io, non c'era neanche una donna, ecco, all'epoca, quindi qualcosa vuol dire. Conosco quella parte lì, nel senso che so che era una parte molto delicata, si lavorava al micro. Tra l'altro a quell'epoca non si trovavano all'esterno officine in grado di lavorare con quel tipo di precisione, tant'è che l'officina di precisione di Ferragna, l'OMP, no? Era molto celebre da quel lato lì, e si lavorava, la parte precisa era l'estrusore, che era, ripeto, questa, poi è una filiera sostanzialmente con una serie di feritoi da cui escono questi strati e non devono mai mescolarsi, e poi la parte, le punzonature invece per la perforazione della pellicola. Perché immaginiamo il cinema, c'è una pizza lunga 600 metri, se uno sbaglia di un micro il passo, no, dei vari fori, quando arriva in fondo ne salta uno, insomma, ecco, quindi erano cose molto precise, e questa gente che sapeva lavorare in quelle condizioni con macchine che comunque non erano modernissime, insomma, erano dei maghetti, insomma, no, ecco.
Poi io ho passato molto della mia vita ovviamente in direzione, sì, vedevo i reparti, però non sono la persona forse più adatta invece per vedere quella che era la vita, anche un po' colorita, diciamo, no? Che si sviluppava a volte tra l'azione delle persone, nei reparti, eccetera. In direzione, tutto sommato, il periodo che l'ho vissuto io, le gerarchie ormai si erano appiattite molto, ovviamente ci si dava tutti del tu, era abbastanza familiare, ecco, non era più la direzione che mi raccontavano tempi addietro, in cui per entrare nell'ufficio del direttore di produzione, eccetera, intanto c'era la luce rossa o verde per vedere se si poteva entrare o no. Poi c'erano due porte perché doveva fare da silenziatore, ecco, quelle cose lì erano completamente saltate. Ecco. C'erano anche alcuni colleghi che erano anche divertenti, insomma, no? Qualche caso del genere, che per carità, però mette male adesso. Soprattutto c'era uno di questi dirigenti che noi a turno, uno dei colleghi era americano, per un motivo parlato, soprattutto in ingegneria. Per esempio, il signore che era responsabile di ingegneria prima di me era un americano. Io avevo preso il suo posto. E allora la prima cosa che si faceva era prendergli un po' in giro. Allora questo collega, un po' più anziano di me, si divertiva a insegnargli l'italiano. Puoi immaginare che rasa di parole gli insegnava, insomma, per metterlo poi in imbarazzo in qualche situazione. Quello erano piccoli divertimenti del... così, del... durante il lavoro. A me raccontava di un caso in cui, stranamente, verso fine novembre, inizio dicembre, c'era qualche reparto che cominciava ad andare male, non si capiva mai perché. Tenga presente che allora c'era la gratifica natalizia, no? E poi, prima di Natale, magicamente, questi problemi si risolvevano. Adesso io non so se sia vero o no. E pare che una volta, rivolto a un suo collega dirigente, abbia preso una pistola e gliela puntata alla tempia, sempre per scherzi, dice: o mi risolvi sto problema o altrimenti finisce qui, qualcosa del genere. Io non ci credo, sinceramente, insomma, no? Però dà un po' il tipo di personaggi un po' estremi, no? Ecco, che poi noi eravamo molto più grigi, sinceramente, insomma, no? Noi avevamo di queste caratteristiche.